Socievoli. Oggetti Socievoli presenta. A Conversation With is hosted by Prisca, Arosio. Sono Lorenza Liandru e lavoro al Museo Diocesano Tridentino, dove mi occupo principalmente di comunicazione. Dico principalmente perché il museo è piccolo e quindi ciascuno di noi all'interno della struttura ricopre molte funzioni. La mia formazione è storico-artistica, sono la responsabile della comunicazione, in parte anche delle attività didattiche per adulti e studio anche le collezioni. Quindi ho una visione insomma a 360 gradi del museo. Quello che ti chiederei sarebbe una breve introduzione al museo della quarantena, quindi anche da dove è partita questa idea e come si relaziona poi al museo in cui lavori. Il museo della quarantena nasce nel mese di aprile del 2020. La sua genesi, diciamo, è un'idea personale nata dal confronto quotidiano con gli oggetti di casa, oggetti che giorno dopo giorno si stavano ricoprendo di un significato ulteriore rispetto al loro significato di utilizzo normale. Faccio l'esempio, il numero diciamo uno del museo della quarantena è una caffettiera che per me andava a simboleggiare il rito del caffè quotidiano preso con i colleghi al bar che il lockdown aveva tolto e che quindi andava a essere un po' un surrogato, diciamo, la caffettiera di questo rito. Quindi lo scoprire che molti oggetti in questa permanenza forzata in casa stavano diventando altro rispetto a loro mi ha fatto un po' nascere l'idea della possibilità di catalogare questi oggetti. Catalogare è un atteggiamento molto da museo. Ogni museo cataloga le opere in entrata e quindi assegna un numero, una data, un autore se possibile, segna lo stato di conservazione, diciamo, quindi ho applicato un modello da museo agli oggetti di uso comune. Fatta questa premessa personale, poi l'idea del museo della quarantena è diventata in realtà vincente in un qualche modo per far vivere un museo, un edificio diciamo reale, chiuso al pubblico della pandemia, anche in maniera virtuale. Ovvero se le persone in quel momento, diciamo nei mesi di marzo, aprile, maggio del 2020 non potevano entrare in museo, potevano comunque entrare in relazione con esso attraverso lo strumento di un museo virtuale. È per questo che il museo della quarantena nasce ed è tuttora una realtà virtuale. Altro scopo che ha avuto il Museo della Quarantena è stato quello di continuare un dialogo con i visitatori, un dialogo che permettesse di interagire su un piano comune, quello cioè dell'esperienza quotidiana. Noi non abbiamo chiesto infatti di inviarci opere d'arte, fotografie straordinarie, ma quello di inviarci la propria quotidianità, il proprio vissuto. La cosa che ho trovato interessante appunto è anche la metodologia con cui avete catalogato questi oggetti. Nella descrizione di come mandare l'oggetto bisognava dire autore, data, motivo, stato di conservazione e scheda compilata da. E poi c'è la fotografia con il nome dell'oggetto. Perché catalogare gli oggetti in questo modo? Abbiamo catalogato gli oggetti in questo modo perché ogni oggetto che entra in museo riceve una scheda di catalogo che ha fondamentalmente dei dati che sono quelli di autore, opera, data, stato di conservazione e compilatore della scheda per risalire a chi ha fatto lo studio su quell'opera. Quindi applicando questo metodo a un'opera, diciamo, reale, si gioca un po' al museo, un museo, diciamo, virtuale, un museo immaginario. E quindi questi dati sono quelli un po' ridotti, un po' semplici, che si possono trovare su una scheda o su una didascalia di un'opera in un museo. Un po', diciamo, lo stato di conservazione è stato introdotto in modo ironico, perché ovviamente alcune persone hanno compreso questo fatto e non so, il cibo, stato di conservazione, poteva essere sparito in un minuto, oppure una matita logorata dall'utilizzo. Quindi tante persone hanno colto l'ironia anche dietro questo progetto, perché il progetto mirava anche a essere un momento di comunque ironia e sollievo rispetto a un periodo piuttosto cupo. Anche di conservazione della memoria, perché
il museo tende ad accumulare opere che sono oggetti essenzialmente che raccontano di un periodo, di una storia, di un determinato evento e quindi collezionare questi oggetti permette anche di riassumere un periodo storico e quindi anche una scheda permette di ricostruire chi l'ha proposta, quindi la persona che l'ha proposta. La motivazione era fondamentale per capire quale rilettura simbolica fosse stata fatta dell'opera. La segnalazione era l'autore, insomma, chi la segnalava, mentre l'autore dell'oggetto di per sé era, non so, di una stufa, la ditta produttrice, di un gioco in scatola, la Regensburger, quello che è, insomma, e quindi era questa un po' l'idea. Come si relaziona questo mondo, diciamo, che avete creato del Museo della Quarantena rispetto al museo vero e proprio in cui voi vi inserite? Il Museo della Quarantena è stato l'interfaccia virtuale viva di un museo chiuso causa pandemia. È stato un po' il modo per continuare un dialogo, un sostitutivo della nostra presenza reale e un entrare nelle case, visto che la gente non veniva in museo, noi siamo entrati nelle case. È nato sui social, questo perché permetteva di avere un'interazione molto immediata con le persone e, detto anche un po' banalmente, serviva anche un po' di traffico ai social che poi, diciamo, riversassero questo traffico sul sito del museo che, in assenza di visitatori, risentiva comunque di una minore frequentazione. Poi con l'arrivo di un numero veramente notevole di opere, ne abbiamo quasi 200 adesso, è nata la necessità di creare una pagina ad hoc, più che una pagina un sito, staccato da quello reale, proprio perché iniziava a diventare un progetto talmente grande che all'interno di quello del museo uno non aveva la visibilità dovuta per il periodo e due diventava un po' piccolino il sito del museo. Quindi la relazione è una relazione di necessità di continuare a fare il proprio ruolo, insomma, anche di museo presente sul territorio e dall'altra di creare, insomma, un po' di dialogo con i visitatori perché siamo un museo abbastanza radicato sul territorio di Trento e quindi si era interrotta questa relazione. Poi abbiamo ricevuto donazioni di opere da moltissime parti d'Italia. Ecco, rispetto al progetto invece di Oggetti Socievoli, noi abbiamo un limite geografico che è quello italiano, proprio perché la proposta è nata e cresciuta solo in lingua italiana. Quindi avete ricevuto oggetti e immagini da persone che non erano connesse con il museo prima, ma che lo sono diventate grazie al museo virtuale che avete creato. Grazie appunto alla virtualità dei social e del sito ci ha permesso di raggiungere il Museo della Quarantena anche persone del tutto ignare della nostra esistenza reale, quindi persone che dalla Sicilia alla Toscana hanno partecipato credendo fosse il Museo della Quarantena un'idea carina, anche perché credo in tanti sia nata questa idea di una casa che va a simboleggiare altro nei suoi aspetti e molti hanno fatto donazioni di opere, tutte virtuali, nessuno ci ha dato cose reali, da parte appunto di diverse parti, regioni d'Italia. Non veniva chiesta la provenienza nelle schede, però nelle mail o negli scambi avuti ho potuto vedere la provenienza. Mi piace il fatto che parli di opere in relazione agli oggetti che avete ricevuto. Capisco che non si tratti di opere d'arte e nessuno vuole farle diventare tali, anche perché sono schede di opere, però se il gioco è la cornice Museo della Quarantena, ciò che vi sta dentro sono opere e come tali vengono trattate quando vengono catalogate. Quindi il gioco alla base è proprio questo, il giocare al museo. Il Museo della Quarantena ha delle premesse, diciamo, anche letterarie in qualche modo, perché c'è un famoso romanzo di Orhan Pamuk che è Il Museo dell'Innocenza, dove lui in questo romanzo crea negli anni, durante la relazione con una donna, molto una relazione molto tormentata, un vero e proprio museo fatto degli oggetti della loro relazione. E poi alla fine lui riempie un appartamento con questi oggetti. Esiste davvero questo museo e alla fine del libro c'è perfino il biglietto per andare a visitarlo a Istanbul. L'idea proprio che un oggetto dischiuda in sé molteplici storie
collettive, personali, è molto letterario e quindi questo romanzo qui o il museo delle relazioni interrotte di Zagabria, esiste anche questo, sono tutti realtà virtuali, inventate o reali come questo che giocano sul potere evocativo degli oggetti, oggetti di uso comune, ecco. E poi perché in ogni museo, ogni opera dischiude moltissime storie. Da questo punto di vista, chi lavora in un museo non può che vedere agli oggetti storici, soprattutto da questo punto di vista. E com'è che state portando avanti adesso questa iniziativa, questo progetto? Allora, di per sé il Museo della Quarantena ha una vita online che prosegue, chi vuole può ancora donare le proprie opere. Prima di Natale me ne è arrivata un'altra. Chiaro che finito il periodo della chiusura stretta in casa, non c'è più questa necessità di vivere a contatto stretto con le proprie stanze. In museo però abbiamo pensato di tenere memoria di questo passaggio e ci sono a piano terra due poster che ricordano il Museo della Quarantena con due QR code da inquadrare. La presenza reale nella virtualità c'è. Appena riaperti nel 2020 abbiamo stampato la metà delle opere, delle schede delle opere e le abbiamo esposte in piazza, in modo da far conoscere questo progetto anche a chi transitava nella principale piazza della città di Trento. È stata una presenza fugace perché ogni giorno bisognava mettere fuori le stampe, tirare dentro le stampe, però ha permesso, insomma, anche a chi non l'aveva conosciuto virtualmente di entrare in contatto col Museo della Quarantena. E avete notato che c'è stato un inizio di dialogo quando mettevate le opere in piazza? Cioè le persone si fermavano a parlare e poi parlavano degli oggetti e parlavano della loro esperienza in relazione al progetto che avete fatto? Sì, si formavano dei gruppetti distanziati di persone e poi a volte uscivamo anche noi così a spiegare o a raccogliere delle impressioni. E molti si sono rivisti in queste opere, anche chi poi ha commentato in maniera molto informale il Museo della Quarantena ha detto: ah sì, io sulle bottiglie di vino mi rivedo tantissimo, oppure gli strumenti per l'attività ginnica casalinga, i libri. Sì, abbiamo riscontrato insomma che le persone hanno in qualche modo trovato una scusa anche per dialogare tra di loro sulla propria esperienza personale. Era anche questo un risvolto, magari non inizialmente voluto, comunque per condividere un'esperienza che è stata comune, ma è stata anche molto solitaria. Cioè, è stata forse l'esperienza più comune dell'ultimo periodo, ma vissuta in maniera anche più solitaria. Quindi, e questo ha permesso, insomma, di riderci un po' su, di dialogare, di trovare somiglianze, differenze, e questa è stata anche la parte più interessante per noi perché ha creato relazione. È chiaro che giocare sul piano della quotidianità permette a tutti di partecipare, mentre se noi avessimo chiesto di partecipare con un commento storico-artistico su un'opera, ecco, questo era assolutamente impossibile. Bisogna coinvolgere su cose, diciamo, comuni, un piano di partenza deve essere comune e questa pandemia ha reso un'esperienza comune per tutti. Poi tutti si possono improvvisare ora con gli strumenti tecnologici a disposizione, anche dei fotografi, non dei fotografi professionisti, però scattare con lo smartphone e inviare è immediato. Una pandemia negli anni Ottanta non avrebbe permesso questa cosa, quindi c'erano anche tutte le premesse tecnologiche e non veniva poi chiesto neanche di inviare chissà che commenti profondi, semplicemente la propria esperienza e la propria visione di un oggetto della propria casa. A volte il confine tra oggetto, luogo, esperienza è stato molto labile, però non abbiamo voluto mettere paletti. Infatti abbiamo accolto tutte le schede inviate senza tipo di censura, tra virgolette, o selezione. C'è stato chi ha inviato un luogo, una sensazione, tipo il tempo che passa. È ricorrente, chi lo ha simboleggiato con la fotografia di un orologio, chi lo ha simboleggiato invece con un soffione tenuto in mano da un bambino e la motivazione era il tempo trascorso assieme. Quindi anche cose immateriali sono state inviate al Museo della Quarantena. Alla base c'era sempre un oggetto, però chiaramente non simboleggiava una concretezza, ma una sensazione. Avete avuto delle difficoltà a trovare persone che vi hanno mandato un'opera d'arte? È stato difficile?
Noi inizialmente abbiamo avuto un'ottima risposta, poi è chiaro che con l'andare del tempo questo interesse è un po' scemato e anche la voglia di lasciarsi alle spalle un periodo così difficile ha accantonato un po' la partecipazione. Quello che noi soffriamo di più come museo a volte è un po' il pregiudizio nei confronti del Museo Diocesano. Perché? Perché magari ci si aspetta un'operazione di questo tipo da un museo d'arte contemporanea, una galleria d'arte, che non ha una connotazione forte come abbiamo noi. Quindi secondo me è stato più questo, però noi non abbiamo incontrato difficoltà e abbiamo una buona base di persone che ci segue e che comunque ci ha inviato subito le opere. Poi siamo stati ripresi dalla lettura del Corriere della Sera, dall'Avvenire, poi dal Time, e quindi in qualche modo questo ci ha aiutato anche ulteriore slancio all'iniziativa. Che cosa avete imparato da questa esperienza e da questo progetto e che cosa vi portate dietro e magari volete applicare nei progetti futuri? Di sicuro ha rinforzato l'idea che l'apertura è una chiave per essere rilevanti, presenti per il territorio che ci circonda e per in generale insomma la cultura. Quindi essere presenti non solo come ente che conserva e propone delle iniziative, ma anche come ente che chiede dialoga con il territorio e su tanti fronti. Personalmente ha rinforzato anche l'idea che un'altra chiave di lettura è un po' l'ironia. La cultura non deve essere associata a un concetto di imparo soffrendo, perché in qualche modo la cultura è così. No, non è cultura il museo della quarantena, ma magari la curiosità che nasce dal vedere l'ente che l'ha proposto può far entrare nuove persone. Una chiave può essere appunto una leggerezza che non è insomma essere inconsapevoli altro, è una leggerezza che è la gioia di poter condividere, di poter scoprire, ecco. Per il futuro sicuramente ci insegna che un mezzo per dialogare sempre di più sarà l'aspetto dell'online, che ci permette di superare le barriere anche geografiche di una piccola realtà di provincia dove siamo, e quindi insomma di poter avere una possibilità di parlare oltre la nostra piccola realtà locale. Come usavi il tuo spazio domestico e come questo è cambiato durante la tua esperienza del lockdown e dell'isolamento sociale? Lo spazio domestico mio era tipo un hotel. Andavo a casa, pulivo, dormivo, eccetera, andavo perché mille attività, mille cose fuori da fare, quindi non sono una persona che ama molto la vita in casa, casalinga. Quindi la pandemia mi ha, come tutti, costretto a vivere gli spazi domestici in maniera molto diversa. E ho cercato di ricreare comunque delle zone di comfort, degli oggetti tipo coperta di Linus, quindi non appena possibile mi sono fatta arrivare delle piante nuove, in qualche modo insomma l'oggetto verde che mancava fuori me lo sono riportata dentro. Ho investito i miei oggetti quotidiani di significati simbolici surrogati della vita esterna, la caffettiera, una chat al computer per le relazioni, il divano come luogo per la lettura, quindi tante cose sono diventate rituali anche, oggetti simbolico-rituali all'interno della giornata che ho scandito in maniera militaresca proprio per evitare di entrare in un loop di noia, eccetera. E quindi anche gli oggetti segnavano questa routine da caserma che avevo imposto all'interno di casa. Che tipo di valore dai ai tuoi oggetti e come questo è cambiato durante la tua esperienza dell'isolamento sociale? Si comprende quali sono gli oggetti indispensabili e quelli no, secondo me, al di là del loro valore estetico. E poi il fissare per molto tempo all'interno di lunghi pomeriggi delle cose te le fa vedere anche alle diverse luci del giorno, vedere i riflessi di una bottiglia che hai sempre lì e non hai mai notato, quindi scoprire anche piccoli dettagli che non si vedevano prima. Come ho detto anche nella domanda precedente, si investono gli oggetti anche di elementi affettivi, chi te l'ha regalato, in quale occasione l'hai usato. Devo dire che gli unici oggetti che non sono stati investiti di questi valori sono gli abiti, perché alla fine si mettevano sempre quelli di casa, e sono soprattutto gli oggetti di uso comune quotidiano che hanno accompagnato e sono stati riletti in questo senso. Cosa significa per te la parola oggetti socievoli e a che cosa ti fa pensare?
A me piace tantissimo la definizione oggetti socievoli. Quando l'ho letto di questa vostra idea per la prima volta, mi è piaciuto moltissimo perché significa che in qualche modo c'è una relazione tra noi e gli oggetti, e gli oggetti che ci accompagnano segnano la nostra vita in qualche modo e quindi sono dei nostri compagni di avventura, disavventura. Ed è meglio che siano belli e funzionali rispetto a brutti e inutili, ecco. E quindi Oggetti Socievoli mi è piaciuto anche perché c'è una poesia che poi voglio inviarti di un artista che fa nature morte con oggetti, che si chiama Perdute Cose. E noi abbiamo esposto questo artista e parla proprio di quelle vocine che provengono dalle opere, minuscole voci di oggetti spesso dimenticati. Il lockdown mi ha fatto pensare anche a questo, alla vita degli oggetti quando noi siamo fuori casa e alla vita degli oggetti quando noi siamo in casa. E questa poesia che avevo letto, che era stata esposta insieme alle opere, mi aveva un po' ricollegato anche alla parola oggetti socievoli.